Buonasera, siamo partiti. Qua non si capisce, è tutto un ribollire. Buonasera, buonasera. Eccoci qui stasera con Fosco Lereggiano. Ciao buonasera. e benvenuti. Ciao. E, Fosco ha fatto il dottorato in matematica alla Sissa, dopo aver fatto la specializzazione, adesso vado a memoria, non potrei sbagliare, alla Sapienza. No, a Padova. A Padova, sì. ok, però hai lavorato alla Sapienza. Con... Sì, avevo il relatore a Roma, alla Sapienza. Ecco, poi ha fatto un post-hoc a London che mi corregge non essere da non comodersi con Londra perché questo è London-Canada, poi a Brno, Coimbra e adesso al Max Planck di Bonn, che non bisogna dimenticare, e ora è a Tallinn. Quindi ha fatto un gran giro Sì, con le valigie sempre pronte chiarici vaganti della ricerca come diciamo spesso in queste parti ma magari avessimo il conforto della fede magari <ride> fantastico allora fa ricerca in uh, teorie delle categorie e teorie delle categorie applicate eh, che è una branca della matematica possiamo dire o forse la matematica è una branca delle categorie questo è quello che vogliamo scoprire stasera questa cosa un po' martulliana eh. ma mi, mi piace già all'inizio Ehm, ok, qualcosa che vuoi aggiungere sulla tua bio? Mi sto ricordando uh, qualcosa? No, non mi pare. Ok, e una cosa che volevo chiederti, che mi... dato che tu hai visto tanti paesi, tanti posti, qual è il posto che ti ha um, piaciuto, dove ti è, in parole povere ti è piaciuto di più, dove hai imparato di più accademicamente, dove ti è piaciuto di più vivere? Uh, beh, allora, sono due risposte forse un po' diverse. Ho lasciato una parte di cuore in Repubblica Ceca e sto molto bene anche qui uh, in Estonia. Credo che abbia a che fare con il fatto che l'estetica post-sovietica mi, mi piace molto. Uh, matematicamente sì, beh, allora, ogni posto mi ha dato, mi ha dato qualcosa, indubbiamente. Mm, direi che... Di nuovo, in effetti, per motivi diversi, la Repubblica Ceca e l'Estonia sono i posti dove ho vissuto meglio. Forse, beh, anche perché sono quelli dove sono stato più a lungo, per cui ho avuto modo di creare un po' di network eh, sul luogo e si sa, si lavora meglio quando si conosce la gente. E collaborare. se sa so. eh, Bene, no, eh, Ma se hai domande che palle. Eh. No, eh, non è che abbia particolari domande, <ride> magari entriamo un pochino durante la, la live, un po' nel come si, si svolge la ricerca in matematica. Eh, però prima di, di, di fare ulteriori domande, volevo, volevo ri ricordare alla, agli telesp telespettatori, boh, ogni volta io non so come com riferirci al nostro pubblico, comunque al pubblico che potete fare domande e siete più che benvenuti se volete fare domande di ogni natura. Personale, no. Uh, stasera siamo al giovedì quindi è un po' un esperimento, ti dico, però non importa. Uh, quello che volevo sapere. Appunto, tu che hai aggiornato in tutti questi posti, un po' come si svolge la ricerca in matematica se cambia tanto da posto a posto, com'è stata la tua esperienza proprio di ricerca? E come, fa ricer come fai ricerca tu? Diciamo beh, allora. Uh... Da un certo punto di vista, credo che la comunità di teoria delle categorie sia un po' un, un caso a parte, nella, nella, eh, perché siamo molte persone, ma anche molto frammentate nel pianeta. Quindi, mm. credo, ho l'impressione, ma forse se lo chiedi a un altro avrà un'idea diversa, che abbiamo la tendenza a lavorare molto a distanza, perché per ovvi motivi non possiamo vederci granché. E approfittiamo molto dei, dei, dei convegni, delle conferenze, dei cicli di seminari, anche come pretesto per andare e lavorare un po' insieme. Poi, boh, per il resto, credo mutatis mutandis si faccia quello che fanno tutti i matematici: cioè, si ha una domanda, si cerca di rispondere, si chiede in giro se qualcuno. Uh, ha delle idee su come attaccare il problema si risponde al problema si scrive un articolo il solito, la solita giostra lo si cerca di pubblicare spesso si aspettano due anni per avere un, uh, un report dai referi un report intanto <ride> eh, si aspetta la riva del voi siete molto pericolosi di altre categorie su queste cose e... è una, è una la battuta è <ride> di altre categorie giusto? <ride> no, allora, credo che i, ovviamente cambia molto il, il dialetto dei vari matematici cambia enormemente mh, tra non lo sto per dire chi fa teoria dei nodi, chi fa uh, categorie, chi fa logica, chi fa analisi uh, credo che la Petta non indifferente di logici che lavorano in teoria delle categorie, faccia sì che molta ricerca è, oltre che ragionevolmente astratta, è anche, diciamo. Sì, c'è molta attenzione per uh, il fatto che i teoremi siano davvero dimostrati nei dettagli, poi c'è tutto un capitolo sul uh, um, che, um, che tratta di come una delle ultime dagli AFL Vojvodsky che è. Stato un adesso purtroppo è morto. È stato un, un, un grande utente, un famoso utente del linguaggio categoriale per fare topologia algebrica, geometria algebrica, eh, abbia a un certo punto traumatizzato dal fatto che uno dei suoi lavori più uno dei suoi lavori più importanti, in effetti, conteneva un errore che nessun referì aveva trovato perché era tutto scritto in maniera troppo difficile. Uh, si è messo in testa di rifare la, la matematica, di proporre una fondazione della matematica che si potesse formalizzare completamente. E, e questo è stato un argomento di ricerca interessante per gli ultimi circa dieci anni, facciamo, sì, circa dieci anni. E, mh, no, non è morto perché l'hanno assassinato in conseguenza del suo spirito rivoluzionario, è morto per un altro motivo. <ride> Quindi io sono al sicuro, non me... matematici. Esatto, 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 come i Pitagorici. E quella è una cosa molto interessante, io ne so fin lì, nel senso che ho studiato qualcosa, um, però per esempio la, la, il, il goal finale di questa, di questa teoria che Vojvodsky ha proposto è proprio quella di riuscire a formalizzare la matematica in maniera tale che in teoria la, la dimostrazione di un teorema si possa verificare con un computer. Mm -hmm. e, ovviamente è complicato ed è difficile per un umano leggere la formalizzazione, però fino ad un certo punto, nel senso che il, questo ha mh, dato abbastanza momento alla ricerca in, uh, si chiamano aiuti alla dimostrazione, eh? proof assistance in inglese. Mm -hmm. Non so quale sia la traduzione yeah. in italiano. E, 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 è una famiglia, non so neanche se chiamarla famiglia di linguaggi di programmazione, il cui, il cui scopo è proprio farti scrivere dimostrazioni di teoremi, e chiaramente lì devi iniziare a definire. Cos'è un insieme, cosa sono i numeri naturali, cosa vuol dire uguaglianza, cosa vuol dire co il fatto che l'uguaglianza soddisfi le proprietà simmetriche, transitiva, eccetera. E devi farlo in un modo che è molto distante dalla pratica verbale da e dalla pratica gestuale della matematica di oggi. Però vabbè, questo era solo un, una parentesi. Uh, ma che, 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 che branca si chiama? Ha un nome questa branca? Si questa chiama type uh, type. Teoria Omotopica dei Tipi, Omotopy Type Theory. Ok, va bene, <ride> In, segniamocelo. E, e per il futuro, immagino che questa non è una cosa che darà è molto a lungo termine come, come programma. Eh. Beh, sì, per motivi sia congiunturali, sia di moda, sia di economia, i soldi sono quelli che sono, quindi si mettono dove c'è più hype eh, momento per momento. Eh, dove c'è più, più trazione. Però è un eh. progetto interessante. Alcuni pensano che abbia fallito, tra virgolette, per non essere riuscito a trovare un teorema veramente profondo del resto ci sono molte cose interessanti io ho iniziato a studiarne un po' un anno un paio d'anni fa perché mi interessava perché vedevo tante persone che ci lavoravano che comunque erano contigue a quest'area di ricerca e ho leggiucchiato qualcosa in giro mi interessava soprattutto capire il, il prerequisito che è la teoria dei tipi senza l'omotopia dentro poi perché, questa, perché ci sia la parola omotopia in una fondazione della matematica è una storia molto lunga quindi dovremmo sentirci due volte alla settimana per un anno tipo sedute dell'analista per... okay, <ride> sì. magari, magari, se alla gente piace questa cosa iniziamo a fare domande qua è vero che ci stiamo un po' raccontando però ecco, subito una domanda Uh, è qualcosa di simile ai principi di Russell chiedono ah devi fare te te domande scusami di, di, dipende cosa intende questa persona per simile il, in parte sì cioè il, la volontà di creare una fondazione funzionante credo che sia mh, animata dallo stesso desiderio ma la differenza, se vuoi, è che i principi a matematica sono stati sconfessati poco dopo, da... una volta finiti, sono stati sconfessati da lui. E, e invece type theory, no, diciamo, un punto di connessione è eh, la, la mh, teoria di tipi è stata inventata da Russell per cercare di aggiustare il fatto che eh, c'erano delle cose che non funzionavano in teoria degli insiemi. E effettivamente però questo apre una diatriba anche con gli altri matematici, è meglio, è più efficiente fare matematica in teoria di tipi secondo me, è anche una visione della matematica che è molto vicina al sermone della teoria delle categorie per un fatto puramente sintattico ma anche per la filosofia sottesa ad entrambe le cose. Quindi da un certo punto di vista la risposta alla tua domanda iniziale è, in un certo senso è vero che eh, la matematica è una parte di teoria delle categorie, volendo fare il, il provocatore, perché le, le categorie si possono vedere o come una teoria matematica o come una maniera di eh, disegnare uno sfondo sul panorama della, della matematica. Uh, dove le varie teorie matematiche si possono istanziare, cioè in una singola categoria puoi trovare i, gli spazi topologici, gli spazi vettoriali, i gruppi, gli anelli, eccetera, eccetera. Ok. Uh, gli oggetti della matematica. Vai. Sì. Nel senso se, se i principi, cioè si somigliano come scopo, no? Ha ragione. In, uh, sì, questo. Non, non, so, fino, non, non saprei dire fino a che punto. S sicuramente, in parte, sì, ma non saprei sostanziarlo tecnicamente. Comunque, uh, sì. non vale la pena. Ma una differenza è che oggi, 2020, non vale la pena studiare i principi a matematica, <ride> indubbiamente. <ride> Credo non valesse la pena neanche ai suoi tempi. Um, invece viceversa vale la pena imparare un po' di teoria dei tipi, anche, anche oggi diciamo eh, non tanto perché poi il resto della matematica sembra eh, più facile o più, se ne ha una comprensione più profonda forse, però è una cosa di cui la gente parla tutt'oggi, ci lavora tutt'oggi c'è cioè della ricerca nella progettare linguaggi di programmazione per esempio, che è una cosa piuttosto utile oggi. Direi di sì. Cioè, uh, infatti il, lo scopo mio di, da ottenere da questa conversazione è convincere un testone come me a iniziare a fare teoria delle categorie. Questo è lo scopo di questa conversazione, lo scopo implicito Beh, di questa conversazione. se Devo conversazione. convincere te, è una partita persa, ma... <ride> ah, <okay. ride> no, se devo, se devo convincere un fisico... Provo a dire delle cose. Posto che è vero quello che ti ho detto prima, cioè che io non, non devo convincere nessuno. Io semmai aiuto, chi vuole, eh, chi vuole studiare, chi è già motivato ad imparare qualcosa. Però, se devo convincere un fisico, dico delle cose diverse. Che se devo convincere uno, un filosofo, che se devo convincere un logico, che se devo convincere un, uh, uno che fa algebra, diciamo, la, la allora... teoria delle categorie, sì, sì innanzitutto certo. prima, prima eh. chiedono di partire dalle basi esatto si sì. chiedono che cos'è la teoria delle categorie dobbiamo partire di innanzitutto di dobbiamo teoria. partire proprio dalle basi perché certo. appunto non è che tutti ne siano familiari appunto me compreso io sono un testone per conto mio e oggi giocherò a, 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 darò fuoco a tutti i dubbi che mi vengono perché voglio <ride> che la gente capisca ed, ed è vero cioè è ovvio che dipendendo dalla, dalla platea tu puoi scegliere alcuni argomenti anziché altri. Tieni conto che la nostra platea è piuttosto generica, ma fino a un certo punto generalmente è gente che studia o che fa pratica in scienze, in qualche tipo di scienza, che sia essa biologia o fisica o eh, chimica, cose, scienze varie. Quindi devi convincere degli scienziati o devi cercare di venderci la teoria delle categorie, perché cavolo, che cos'è innanzitutto, per cosa potrebbe essere utile e perché è così bella? Sono tre domande diverse e molto difficili. Uh, allora, di nuovo, di dipende con chi parlo. Se devo, diciamo così, la teoria delle categorie è nata in una, in una area della matematica piuttosto astratta, parecchio astratta, però motivata da dei problemi... Relativamente concreti, cioè eh, problemi relativi a cose che si potevano disegnare su un foglio oppure costruire con la, con la plastilina a momenti. E dopo si è capito: forse questo non, ha, non fa esattamente giustizia al processo storico. Ma dopo pochissimo tempo si è capito che le definizioni di base si potevano trasportare anche ad altre parti della matematica, che erano, eh, per esempio, l'algebra o, o la logica. Però mh, ultimamente si è diffusa la e nota che non sto ancora dando delle definizioni, ovviamente, e lo sto facendo apposta. Si è diffusa l'idea che eh, si possa parlare di teoria delle categorie persino fuori dalla matematica. In certi, per certi versi questa idea c'è sempre stata, cioè per quanto adesso ci sia un po' di hype in teoria delle categorie applicata e sia la moda del momento, è una moda che guarda molto alla ricerca anche degli anni 60 e 70, che per le scienze applicate è preistoria quasi. L'idea è che si può, si è, è stato inventato questo linguaggio che ha la capacità di um, descrivere allo stesso tempo tutte le istanze di un fenomeno. Um, sotto una terminologia unificata e che permette di ragionare in maniera modulare, cioè se prendo questo teorema e questa ipotesi la cambio e ne metto un'altra, oppure se invece di prendere, se lascio tutto com'è, però invece di prendere un insieme prendo un oggetto che ha più struttura o meno struttura o una struttura diversa, ottengo un risultato che è nominalmente uguale. E così come si prende del codice e questo è modulare quando cambia un pezzo e tutto il resto cambia coerentemente, la, la matematica fatta mediante le categorie permette di dimostrare non solo un teorema, ma in un certo senso tutti i teoremi che ci somigliano, che somigliano a, a quello da cui partivi. E molto astrattamente però è una cosa utile perché è, ed è utile anche a una persona che non fa matematica, perché le, i, i principi fondanti di una disciplina, i principi eh, anche di una scienza applicata forse non di tutte ma eh, la fisica per esempio quando usa molta matematica ragiona anch'essa per assiomi dice un sistema tal dei tali soddisfa queste proprietà e quelle proprietà sono alla fine degli assiomi anche se si riferiscono ad oggetti concreti dell'esperienza e mh, non è tuttavia questo il motivo per cui le categorie sono utili in fisica, secondo me e, e secondo chi ha provato ad usarle. Eh, del resto, entrare nel merit, ne, in quel merito preciso è un grande vaso di Pandora, perché, a parte che bisogna sapere parecchio sia di matematica che di quello che si vuole modellare, ma è anche piuttosto tecnico. Eh, L'idea. L'idea generale io credo che sia che eh, la teoria delle categorie permette di semplificare molto le, le, gli enunciati delle, delle, degli asserti che si fanno, di rendere rende molto chiaro dove stanno le ipotesi essenziali, rende molto chiaro che cosa si può cambiare ottenendo comunque un risultato vero che somiglia a quello iniziale, anche se hai cambiato di epsilon le ipotesi iniziali. Um, è un modo di pensare che è molto vicino. Poi alle, alle, al modo di pensare di tanti scienziati, solo che non lo sanno, perché non gli è stato detto, Il, um, ogni volta che una, un concetto fondamentale in teoria delle categorie è quello di isomorfismo tra due strutture. Mm -hmm. E bene o male chiunque abbia studiato un po' di matematica ha un'idea per più o meno precisa di che cosa significhi. C'è una funzione bigliettiva tra due gruppi che rispetta l'operazione, bla bla bla. Ehm, oppure, non lo so, scegli tu la, la tua struttura preferita, gli spazi vettoriali, gli spazi Euclidei, quello che vuoi. Una cosa può mappare in un'altra. Sì, esatto. E, e alla fine l'idea di categoria è tutta lì. Le, le, una categoria è una classe di oggetti matematici, in questo caso, ma una classe di oggetti che stanno tra loro in certe relazioni. Il, um, oppure è una, una, una classe di entità che trasformano una nell'altra. Che ne so? Quindi. Prendiamo una grande scatola in cui ci sono un po' di composti chimici. Io dico che c'è una trasformazione da eh, una molecola ad un'altra quando c'è una reazione chimica che trasforma una nell'altra. E questo oggetto ha ipotesi molto blande. Che sono: se faccio prima una trasformazione e poi un'altra, eh, è, è come averle fatte tutte e due insieme e esiste una trasformazione che lascia tutto com'è, più altre amenità, questa è una categoria. E non ho dovuto introdurre nessun oggetto matematico di preciso. Ho solo detto: Hai una scatola in cui ci sono, stanno avvenendo dei processi chimici. E una, un modo di astrarre questo fenomeno è con questo linguaggio. Ok. Se sì. si vuole. Per ora, per come me la stai vendendo, eh, è un linguaggio che ci permette di parlare di oggetti in relazione fra loro e di trovare quelle strutture che li mettono in relazione. Sì, che, esatto. E che definiscono questi oggetti, che sono la base del, di questi oggetti. Quindi, mm -hmm. continuando su questa analogia delle molecole, eh, io ho questo insieme di molecole che si trasformano l'una nell'altra e dico questa è una categoria, perché è un insieme di oggetti con delle relazioni fra di loro. E poi... Io posso prendere un altro insieme di molecole e dire questa è un'altra categoria e po posso, fare, po posso mettere in relazione queste due categorie? Sì, esatto. Una relazione tra categorie si chiama un funtore. Ehm, la, la terminologia, adesso questo è un vezzo da appassionato di linguistica, ma la terminologia funtore non è stata inventata in matematica, esisteva già in... Uh, bah, filosofia del linguaggio direi l'ha introdotta Carnap per la prima volta e un, un, un funtore è esattamente una uh, trasformazione di un oggetto sintattico di una stringa di simboli che prende una stringa di simboli o di parole o una, 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 un insieme di parole che stanno tra loro in certe relazioni di logiche sintattiche la vecchia analisi logica delle, delle scuole medie e, e le preserva: cioè se, il se una certa parte del discorso è il complemento oggetto, devo rimanere complemento oggetto anche dopo la trasformazione. Se una moleca, adesso sto cercando di pensare a un'analogia con le molecole, mi sono messo nel sacco da solo. <ride> eh, adesso ce la portiamo avanti fino alla fine, no? Ma per esempio, un, una domanda interessante è: mh, con, con questa formalizzazione, una domanda che mi aspetterei e che mi interesserebbe formalizzare precisamente è: io ho la scatola, la scuoto e, e delle trasformazioni avvengono, come faccio a prevedere quali avverranno, quali avverranno con maggiore probabilità e quali non avverranno mai, date temperatura, pressione, eccetera. E mh, sarebbe bello mettere della, della stocastica e della teoria della probabilità in, questo, in, questo, in questa formalizzazione. E forse si può, è una, una cosa non con, le, non con la chimica, ma ci sto pensando da un po'. Ok, dopo andiamo avanti su questo discorso che è molto interessante, <ride> però ci... vai. Allora, Giulia ci chiede se c'è qualche esempio di applicazione della teoria delle categorie nella biologia. Ah. Oh. <ride> allora. Bellissima domanda, mm, secondo me. Il, uh, il, molte persone ci hanno provato. Uh, ultimamente, per una serendipità, uh, continuo ad incontrare mo molto strana, continuo ad incontrare il lavoro di questo biologo, si chiama Robert Rosen. Che credo sia abbastanza famoso nel campo della biologia, un biologo me lo confermerà o lo smentirà, e mi dirà anche cosa pensano di lui, perché è una perso un personaggio, un po' un profilo un po' singolare. E, e lui molto presto, né, fin dalla fine degli anni 50, ha cercato di usare la teoria delle categorie per descrivere mh, categorie di sistemi viventi. E Ultimamente ho iniziato a studiare delle cose, ovviamente di nuovo capisco fin lì, ma e soprattutto io venendo dal, dalle categorie capisco quelle e capisco la biologia mediante questa formalizzazione, non viceversa. L'idea fondamentale è che una, una eh, di, di questo Rosen, tra le tante cose che ha proposto, è, si chiamano sistemi MR. E, mh, L'idea fondamentale è che una versione molto semplificata di sistema vivente è un qualsiasi ingranaggio, un qualsiasi device, dispositivo che sia capace di metabolismo e riparazione cellulare. Quindi quando una cosa è capace di prendere energia o nutrienti da fuori, usarli per vivere e riparare un tessuto rotto, allora quello è circa un sistema vivente. E... La, la dinamica di questo sistema, cioè tanti di questi device che interagiscono tra loro e si rubano le risorse o le, le prendono da, da, dall'ambiente per eh, riparare i propri tessuti oppure fanno, si, si mettono insieme e creano degli apparati complessi, eh, Rosen ha provato per un po' a descriverla, la, la dinamica, l'evoluzione di questo sistema con... Eh, mediante una categoria di eh, sistemi MR, metabolismo e riparazione. Quindi sì, il problema è che lui non è stato molto ascoltato, perché era un po' visionario, eh, ci sono dei lavori, eh, ne parlavamo proprio l'altro giorno poi, ehm, i, gli alberi filogenetici di, di Darwin, credo li abbia introdotti Darwin per primo, non mi ricordo, eh, sì, sono, un i miei alberi, cioè proprio sono un oggetto matematico sì, senza neanche troppa fantasia cioè c'è proprio un, un, un articolo che defini, de dice guardate questa cosa che Darwin ha inventato chiaramente senza sapere la, la matematica sono un tipo di categoria descrivono graficamente la struttura di un tipo di categoria e quindi sì l'evoluzione le, dei la, la traccia storica. Quindi, prodotto... quindi alberi e grafi? Ovviamente sono categorie. Ma sono state definite com come categorie prima di essere definiti come alberi e grafi? No, 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 assolutamente oh, no. Il, voglio, quello che voglio dire è che Darwin, ovviamente, e anche chi li ha usati dopo non aveva minimamente cognizione. In questo, questo è una cosa che io trovo molto affascinante. Che tuttora, dopo 15 anni che studio matematica, mi stupisce molto spesso. Eh, qualcuno dà una definizione e 30 anni prima, 40 anni prima, che si crea un linguaggio che è capace di dire che quella definizione data 50 anni prima è solo un esempio particolare di una definizione che l'altro non aveva in mente. E allora, come ha fatto? Mi, mi viene eh, da dire, in un certo senso. Nella, dida nella diatriba, nella nel dibattito platonismo o formalismo, la matematica inventata o scoperta, questo è un argomento forte perché a, a, a favore del fatto che certe strutture matematiche esistano prima e siano intraviste tra le nuvole. Secondo me, poi adesso mi scanneranno dopo che ho detto sta cosa. Non lo so cosa ne pensa no. la chat. no. Eh, no, no. Però finora Giulia ha commentato con oh yes, sì, sì, la definizione calza e già a tutto ciò che hai detto. Per cui direi Fantastica. che stai Gi raccogliendo consensi. Promosso. Promosso. <ride> Un consenso. Uno, vabbè. Cioè, consensi multiplici. Si, si, multipli diciamo. si comincia da uno. Ah. <ride> no, io stavo dicendo che invece secondo me è il contrario, o non quasi il contrario, però. Uh, è, è benissimo possibile che uh, una persona abbia in mente un oggetto, un esempio specifico, e poi la cosa si propaghi nello zeitgeist e venga generalizzata mano a mano. Quindi, questa cosa dell'albero uno ce la può avere in mente perché Darwin si è messo lì e l'ha studiata e ha detto: "Capito, questo è un albero. Quest queste due specie sono legate a una, e poi queste tre sono legate a questa qui, e queste due sono legate a quest'altra. No? e quindi ti, ti, fai, ti, ti fai questa costruzione e dopo qualcuno si mette ma questa qua è una cosa molto più generale eh, mm. dopo che eh, cioè sì, partendo da Darwin sì. il concetto di albero è stato molto pubblicizzato all'epoca di Darwin o subito successivo o persino subito antecedente, adesso non sono uno storico eh, tutto si rappresentava ad alberi, ci sono dei diagrammi di fisica che oggigiorno diresti ma questo non c'entra una mazza con un albero ed erano tutti fatti ad alberi perché era la moda del momento immaginarsi le cose come un albero e, e quindi a quel punto qualche matematico per forza dice ok ma l'albero più generale possibile, come cavolo è fatto? e poi si mette giù e fa la teoria dei grafi e... Beh, è un po' capisco quello che vuoi dire, è un po' un delitto storico metterla così, secondo me. Ma, ma sì, cioè, la, il, credo che la, 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 il punto di partenza diverso che abbiamo io e te sia nella, nel primato ontologico che attribuiamo a ognuno alla propria disciplina, forse in ogni caso questa conversazione non deve trasformarsi certo senso, ne, nel dibattito no. eh, inventato o scoperta per cui, perché è una, una latana del bianconiglio mi rifiuto sicuramente però, non riusciremo lì di... esatto però sì nel senso io semplicemente mi fermo lì e dico come faceva eh, per esempio Galois ha inventato un pezzo di matematica elegantissimo senza sapere cos'è un gruppo ma quella Diavolo di matematica che lui ha inventato, è una parte di teoria dei gruppi. Co come faceva, come ha fatto, cosa ha visto, cosa ha intuito, me la sposo, sì e io lo trovo affascinante senza stare a prendere, poi ho una posizione nel dibattito di cui prima, ma senza stare a prenderla o a renderla pubblica, perché appunto si rischia la pelle, mm, mi limito a, a essere. Incantato da questa coincidenza, dal, dal fatto che qualcuno ogni tanto ci prende nel senso proprio più pieno del termine, perché vede una cosa che poi si scopre essere solo un esempio di un graffito enorme scritto nel cielo: tutto qua. A proposito, Giulia aggiunge un'altra domanda interessata. <ride> Mm. qualcosa nel, relativo all'ambito della mente o della coscienza c'è un libro che ho sul comodino è tutto quello che posso dire per il momento che si chiama teoria delle categorie e, eh, e ipocampo che cerca di eh, usare ehm, la teoria delle categorie in neuroscienza ora in, io se lo chiedi a me questo libro è parzialmente uno scam, nel senso che non ho capito, cioè l'ho letto, l'ho guardato molto velocemente sfogliando più rapidamente possibile le pagine, quindi prendi l'opinione come, come viene, ma secondo me è parzialmente il frutto del fatto che una persona che ha imparato un po' più di matematica del neuroscienziato medio ha detto, ah, figa sta cosa, possiamo fare un po' di... Eh, ci possiamo mettere un po' di fuffa sopra, farò sembrare serio e... no, ma perché, perché è un problema? Nel senso che eh, come ti dicevo prima, fin dall'inizio della teoria delle categorie, tanta gente ha tentato di eh, usarla per gli scopi più perversi, per, per modo di dire, e anche questo è successo ed è successo altre volte di nuovo con la teoria di Galois, nel senso che Galois muore, e la comunità, la comunità matematica dice sì, belli sti polinomi, però i polinomi sono un po' i, le funzioni dei bambini. Cosa possiamo dire di in un momento in cui quello era la moda in matematica, una teoria di Galois per le equazioni differenziali? Cioè, possiamo dire questa equazione non ha una soluzione per quadrature ehm, allo stesso modo e per lo stesso motivo in cui, per cui un polinomio non la può avere? Beh, quella è una domanda molto interessante e la teoria diventa infernalmente più complicata, però quello è un grande esempio, un esempio eminente di generalizzazione, di concettualizzazione, di astrazione, di capacità, appunto quella cosa che ti dicevo prima, ho una teoria e se è scritta in maniera sufficientemente modulare, se è del buon codice, la posso prendere, la posso usare per fare un'altra cosa. Lievemente diversa o completamente diversa, bene. La chat è molto attiva questa sera. Molto grazie al mio chiesa. innato carisma. C è il suo, il nostro dai. Il, il vostro, sicuramente eh. il vostro, eh, molto bello. Perché ci sono ancora un paio di domande. Dunque, gatto comunista che ci chiede. <ride> è <ride> l'infiltrazione di Duferda ieri sì, sì. <ride> vediamo allora e secondo te ci potrebbe essere qualcosa oltre alla teoria delle categorie e domanda nella domanda o è un punto di arrivo che stabilisce un framework difficilmente superabile che domanda provocatoria allora ah, posto, eh. che non, posto che non so scremare le domande che sono fatte seriamente da quelle che sono fatte dai miei colleghi trollando e io devo rispondere ovviamente a tutte. Eh, come Rispondi se seriamente, dire. anche le domande stupide. E... Beh, Stupimenti allora. Stupide. Le... Appunto, stupide. perché la risposta. Mm. Se rispondi seriamente, ogni domanda è un'occasione un per approfondire. Infatti, allora le, le, la teoria delle categorie è in, diversi, in sensi diversi a seconda di chi ti dice questa cosa, ma penso che sia un sentire comune. Il primo passo di una gerarchia di strutture. Nel senso che. Uh, le, le da un punto di vista molto elementare, le categorie uh, hanno preso la nozione di insieme. La categoria paradigmatica è quella dove gli ci sono gli insiemi e le funzioni, che sono trasformazioni tra oggetti, tra strutture, e, e poi questi insiemi possono essere decorati, possono essere dei gruppi, possono essere gli spazi vettoriali, e quello che volete. Um, il fatto è che uno può considerare anche un'enorme scatola dentro la quale ci sono le categorie e in cui i, le trasformazioni sono funtori. Il problema, tra virgolette, è che la, la, la struttura non si ferma lì, c'è dell'ulteriore struttura, cioè ci sono delle relazioni sensate anche tra i funtori, che in un certo senso sono un oggetto di dimensione 2. Se i, gli oggetti sono punti, nodi di un grafo, e I morfismi sono um, linee che orientate che vanno da un nodo all'altro, c'è una e nozione dice. di trasformazione tra le linee, tra gli, i lati del, orientati del grafo, del grafo diretto, e, e questa è una, una, una nozione di dimensione 2, un oggetto che si, forma, si rappresenta graficamente come una sorta di disco di. Superficie che riempie lo spazio tra due linee che ne fanno da bordo. E ovviamente, se sai fare questo, puoi dire anche che esiste una nozione di trasformazione di dimensione 3, in cui hai una, una, una sostanza liquida che riempie che, il, il, il bordo dato da due uh, superfici. E poi, ovviamente, se sei un matematico, la dimensione 3 non ha niente di speciale, puoi farlo in 4, in 5, in n. E cos'è questo oggetto? Beh, è una domanda molto difficile. Cioè, idealmente sappiamo che cos'è, cioè ne abbiamo una definizione intuitiva, però abbiamo 120 modelli diversi che lo cercano di assiomatizzare. Ed è una parte di teoria delle categorie molto in, che è tuttora in grande fermento, eh, dove è molto difficile trovare dei risultati nuovi perché. La combinatoria è cioè la, 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 la combinatoria proprio intesa come branca della matematica che devi applicare, perché hai bisogno di contare il numero di vertici, di lati, di disposizioni di un oggetto, di un simplesso nello spazio, non è semplice. E allo stesso tempo, per quanto inarrivabile, per quanto complessa, ha delle applicazioni in uh, la suscitata omotopy type theory, dove, beh. C'è un problema molto concreto che si formalizza in questa maniera quando prendo due insiemi e su di loro c'è una relazione di equivalenza, o meglio, quando prendo un insieme solo è sufficiente e su quello c'è una relazione di equivalenza, questo processo di considerare elementi che sono equivalenti, che ne so, funzioni che sono asintotiche l'una all'altra o funzioni che sono uguali a parte un insieme di misura nulla elementi che differiscono mh, tra loro per un multiplo di sette, eccetera, eccetera, eccetera. Beh, una macchina ha molta difficoltà a interpretare questo oggetto che noi invece con cui lavoriamo boh, fin dai primi mesi di studio della matematica. Perché? Perché codificare, dare una presentazione sintattica di questo oggetto è molto complicato. Eppure è un oggetto pervasivo nella pratica matematica. Beh, come si fa? Tu dici, due eh, elementi dell'insieme quoziente per la relazione di equivalenza sono legati, quando sono in relazione sono legati da un segmento che li unisce. Domanda, questo è, si deve pensare come una dimostrazione del fatto che I, un elemento A è equivalente a un elemento B. Quando è che due dimostrazioni di equivalenza sono equivalenti tra loro? Beh, quando c'è un'area di piano che permette di deformare una dimostrazione nell'altra. E quando è che queste equivalenze sono equivalenti tra loro? Quando c'è una porzione di spazio entro la quale posso deformare le superfici che prima testimoniavano l'equivalenza delle dimostrazioni tra A e B. E questa gerarchia di... di, di Uh, trasformazioni di trasformazioni di trasformazioni di trasformazioni è esattamente l'oggetto che ho definito prima. E come vedi, è proprio uh, radicato nella rappresentazione concreta di un tipo in uh, un linguaggio di programmazione, in un proof assistant, in un uh, quello che vuoi. Quindi è ce l'hai davanti anche se non vuoi una struttura del genere, in un certo senso. Ok. Uh, adesso ci sono tante altre domande e le faremo fra un pochino, perché adesso tu hai parlato appunto di una categoria e poi di questi oggetti del secondo, a due dimensioni, a tre dimensioni, queste vengono definite come n categorie? Esattamente. Sono le n categorie e poi arrivi a finale infinito categoria. Bravissimo. Comunque, quello che volevo chiederti è se... cioè Riprendendo il nostro discorso sulla definizione delle categorie, avere questi, queste scatole in cui tu hai degli oggetti che, sono, che hanno delle relazioni, delle relazioni fra di loro, e, um, ora questa una cosa così serviene veramente a te, un matematico per inventarsela, è una domanda. È una provocazione. È una domanda a cui devo rispondere, sì è una o provocazione, no. okay. <ride> è una è una provocazione, sicuramente, ovviamente, però il, um, sicuramente è, è un'interessante formalizzazione, però quello che volevo chiederti in realtà mm. è, um, è questa formalizzazione quantitativa, oltre che qualitativa? Cosa intendi con quantitativa? E come tu prima stavi dicendo, mi piacerebbe sapere se tu... Prese questo, questo bunch di molecole, questo gruppo di molecole, se scuoti la, la scatola, se puoi determinare quali molecole c'hai all'uscita se dai dell'energia, no? Quindi vorrei capire se questa eh, formalizzazione, che è una formalizzazione e ha il suo onore in quanto tale, però, se può aiutarci a fare delle previsioni quantitative eh, in tal senso. Allora. Uh... Questa domanda ha diversi livelli di risposta possibile. Um, prima la risposta seria e poi controbatto la provocazione. Non vedo un motivo uh, profondo che impedisca l'esistenza di una, una, come hai detto tu, di una risposta quantitativa e in effetti sono convinto esista. Tuttavia c'è un problema e l'elefante nella stanza è questo. Uh, fin da, veramente dall'inizio, la teoria delle categorie ha cercato di um, trovare una, una uh, formalizzazione, un'asiomatizzazione, una concettualizzazione, dillo come vuoi, di strutture continue e di strutture pro probabilistiche se vuoi. Cioè la prima, il primo tentativo di usare la teoria delle categorie in probabilità è molto antico. Uh, per molto antico intendo anni 60, e il momento in cui la teoria delle categorie è nata è stato il 45, quindi non molti anni dopo. Um, allora, per quale motivo è così difficile usare la teoria delle categorie in analisi? Non lo so. In analisi, ovviamente, per me, l'analisi è un termine ombrello che prende tutto quello che compete, poi teoria della misura, eccetera, eccetera tutto quello che è stocastico, tutto quello che è, non è deterministico e non è discreto e non è combinatoria. Non credo che ci sia un motivo strutturale, cioè non credo che la matematica, che l'analisi sia troppo difficile o troppo diversa dall'algebra, dalla geometria e dalla logica, anzi, credo che sia molto simile a mh, altre strutture continue che le categorie co ca codificano, comprendono molto bene, um, per quanto riguarda la possibilità di eh, formalizzare il, il, il processo per cui tu scuoti la scatola e vuoi sapere cosa succede tra due minuti, io credo che le categorie abbiano poco da dire per il semplice fatto che tendono a guardare la struttura dall'alto e come parte di un sistema relazionale. Quello di cui abbiamo parlato fino adesso, grosso modo, è l'idea che le categorie sono una maniera di dirti: non importa cosa sono le cose, importa come si relazionano al resto, e la prassi di prendere un oggetto da solo, sguardarlo e chiedersi cosa, co, cosa succederà, oppure irraggiarlo con un, un raggio laser e dire OK. E ora cosa succederà? Questo pertiene ad un'altra, eh, ad un'altra, è, una, è una classe diversa di problemi, un po' come se io ti dicessi: pianta un chiodo nel muro con un trapano. No, ci vuole il martello e non è che i due strumenti hanno dignità minore o maggiore a seconda, sono semplicemente delle cose che servono a risolvere problemi diversi. Tuttavia, non voglio lasciarti senza una risposta, nel senso che i. Una, una questione da cu su cui mi interrogo da un po' è questa. Supponiamo di come ho detto prima il, il linguaggio categoriale, ma un po' tutta la matematica si costruisce sulla nozione di isomorfismo. Due gruppi sono isomorfi, due rappresentazioni di un gruppo sono isomorfe, Questo per chi fa fisica delle particelle: è una domanda matematica interessante. Quante rappresentazioni di SON esistono a meno di isomorfismo, bla bla? È una domanda interessante. Ok. Il fatto è che se io sto modellando un oggetto concreto con le categorie e sto eseguendo un esperimento, eh, potrebbe succedere che l'impossibilità di sfuggire agli errori sperimentali mi costringe a accontentarmi del fatto che, sì, due oggetti sono isomorfi al massimo delle conoscenze che ho sul sistema, e quindi mh, non, non voglio una risposta del tipo sì no all'essere isomorfi voglio una probabilità un livello quanto, di confidenza quanto più alta possibile all'interno di una distribuzione di probabilità che si sarà decisa all'inizio dell'esperimento ho, ho un po di idee su come una cosa del genere si possa assiomatizzare la cosa triste è che uno magari lo fa e, e poi, appunto, arriva giustamente il, il fisico, il chimico che ti dice: 'Sì, ok, ma e quindi dove cadrà l'atomo'. Eh, io no, io ti sto dando un linguaggio generale in cui è possibile trovare un, non la risposta a un problema concreto, ma qual è la natura della domanda che hai fatto? Non tanto la risposta alla domanda, ma la spiegazione di cosa la domanda implica. E, mi, mi rendo conto che sia insoddisfacente per chi vuole solo il, 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 il freddo numero del resto in parte è quel che è. Cioè, la... cioè più che insoddisfacente è, cioè, nella mia nella mia esperienza da profano completo della matematica, della formalizzazione, eccetera, questa cosa che tu hai scritto, fare delle scatole e poi fare delle scatole in cui ci sono delle relazioni e poi fare scatole di scatole, mettere in relazione le scatole di scatole, eccetera, eccetera, questo nella mia, nel mio linguaggio super profano è praticamente un grafo. E, e non, queste relazioni non è, sono... non è sbagliato. Una categoria è un grafo dove puoi comporre i lati di fatto in maniera associativa e con identità. Eh, Ma se io prendo un grafo, ad esempio, i grafi si usano moltissimo per fare, per fare esattamente quello che stai dicendo. Prendere la scatola, io la scuoto mm -hmm. e vedo qua. Cioè, lì si usa proprio un grafo, si chiamano un network di reazioni chimiche o di reazioni nucleari. Sì, certo. È, sì, sì. Eh, la, quindi, la, eh, e quindi dove sta la difficoltà per le categorie del, di fare quello che i grafi invece fanno senza problemi? Forse è una domanda sciocca, però appunto siamo qua apposta per fare domande sciocche. Non lo so. Credo che la. Una differenza potrebbe essere che. Mh... Una... Beh, allora, come ti ho detto prima, io non vedo un, un, un vincolo, un'impossibilità strutturale. E cioè, è possibile che manchi o che sia mancato un'intelligenza un superiore che padron padroneggi entrambi i linguaggi abbastanza da direi, ma questo è esattamente quello. Ed è sufficiente <ride> dirlo. E questo è successo, cioè, non, non mi stupirebbe, non sarebbe la prima volta. Forse è, una, um, è un problema che è dovuto al particolare dialetto che parlano le due comunità, forse è dovuto al fatto che c'è un problema tecnico intrinseco che mi sta sfuggendo, ma concordo con te, nel senso che le, un, un esempio che invece dei, dei network di reazioni... E mi, mi è vicino e ci ho avuto un po' di familiarità negli ultimi tempi è quello del reti di Petri Petri ha inventato questo mh, formalismo per rappresentare le reazioni chimiche dove un po' di, eh, prodotti, di, di, di reagenti iniziali danno dei prodotti e magari degli scarti con una, un input di energia o mh, sprigionando calore eccetera eccetera beh questo oggetto è un grafo ma al grafo si associa naturalmente una categoria e un po di persone negli ultimi anni proprio nella comunità di applied category theory fa esattamente questo cioè prende una rete una classe di reti di petri e dice ok lavoriamo siccome abbiamo dei teoremi nella, eh, nella, che riguardano le categorie che ci sono associate Dimostrando quelli, cioè appoggiandoci su quelli, possiamo ottenere informazioni sulle reti come oggetti concreti e come grafi. Quindi, in un certo senso, quello che dici si fa già. Non, forse, non so quale sia la differenza tra una rete di Petri e un network di reazioni, ma non credo sia. Una risposta no, spaziale. Credo eh. che sia un caso specifico, non lo so. Quindi si fa già. Chimiche, eh. Ma io lo vedo molto come caso specifico. Si fa eh. già. Quello che, io, quello che io intendevo. Beh, e, e, il fatto è questo: uh, non mi ricordo come si chiamano le reti di Petri a cui associ ad ogni spot una probabilità per la reazione di avvenire. So che sono studiate. Mm, quello che manca. E nel senso non è un limite del linguaggio, è semplicemente la gente ha iniziato a lavorarci adesso, da un paio d'anni a questo tipo di problemi, è una categoria dove hai anche negli, nei, negli oggetti, nelle, nelle, nei punti della scatola attaccata una probabilità. E per fare questo non, non c'è una. Un, cioè, non è impossibile. Eh, io stesso ci, ci sto pensando e ho familiarizzato con uh, questi concetti proprio cercando informazioni su cosa si sapesse e quale fosse lo stato dell'arte. Quindi, non lo so, state sintonizzati, vi farò sapere. Cioè, nel <ride> network si fa, cioè hai un, un nodo, il nodo ha certe proprietà, e ci sono le frecce: e le frecce possono essere bidirezionali o unidirezionali, a ogni freccia può essere a a assimilata una certa, un certo peso. Cioè. Sì, certo, Penso... Catti, la... io ho la sensazione, adesso avendo un, con, un po' di contatto con una comunità che non è nativamente matematica, ci sono un sacco di. come si dice in italiano low hanging fruit? Eh... Low, low, low hanging fruit, come si dice low hanging fruit? Eh. Vabbè, cose facili da fare. Esatto, ci sono un sacco di, di domande che non è che nessuno ha risposto perché la risposta è inarrivabile all'umana intelligenza, semplicemente nessuno se le ha fatte perché mancava la concomitanza di una persona che dice ah, ma guarda che io sta roba la uso già, c cosa c'è di, eh, di tanto religioso, nella... è, è semplicemente un network o una rete di petri o un... che diavolo è. E credo che l'input a creare nuova matematica nasca proprio da qui. Nel senso, okay. da due persone che chiacchierano come stiamo facendo noi e dicono: Ma guarda, che io questa definizione, ce l'ho, è solo un'altra. Quindi, nome. se questa era la chiave di volta, l'avete vista in diretta su Science, Potete Arriva dire che abbiamo fatto la storia oggi. No, nel senso, diretta, questo per dirti: poi, ovviamente, ci sarà della tecnica, un problema, ci sarà un rovo, un cespuglio di rovi di problemi tecnici, non sarà così semplice come l'ho messa io. Però, il, il, voglio dire, è, è il modo in cui si discute la possibilità di creare connessioni tra aree scientifiche, tra saperi, tra... Voglio dire, più della metà delle cose di cui ho parlato stasera sono state, credo, inventate proprio così, dicendo, leggendo un libro e dicendo ah, ma io non le chiamo reti di Petri, ma è la stessa cosa. Fiché. Sì, è veramente qualcosa di bello della scienza che, che può nascere in questo modo no perché vabbè adesso magari per un'ultima volta addentriamoci ancora più nel profondo perché quello anche per cui io volevo parlare con te eh, e magari forse intraprendere questo viaggio per comprendere un, un filino questo strumento è quello di cui mi occupo io che è la fisica nucleare, però mi occupo di, di una parte di un, di un sistema particolare che è, sono i sistemi quantistici a molti corpi. Quindi il problema che abbiamo noi è che noi abbiamo un, dei sistemi di particelle, un, dei sistemi fatti da tante particelle. Queste parti, tante particelle sono in relazione fra loro. Il problema è che tu non puoi considerare tutte le possibili relazioni fra tutte le particelle che hai nel tuo, nel tuo luogo, perché come hai detto bene, la combinatorica è, no, è mostruosa e, e noi abbiamo bisogno appunto di previsioni quantitative, Tra l'altro sono oggetti quantistici, quindi ognuno di questi oggetti si porta dietro un bel peso computazionale e, e quindi no, non si può fare. E allora devi scegliere, devi trovare quali sono le relazioni importanti, quali sono quelle relazioni che sono più importanti di altre. E questi si chiamano schemi, schemi, si sì, chiamano gli schemi, sono, sono degli schemi che sono delle quasi a volte per, proprio delle ricette, vere e proprie ricette che si usano. Eh, mm. Ok, per questo sistema queste relazioni sono importanti perché le particelle volano così e poi si accoppiano. Ma sì, in questo caso, cioè, trovi delle motivazioni appunto fisiche mm. per cui secondo te quelle relazioni sono importanti, altre sono meno importanti. Fai il conto, scopri che il tuo, il tuo considerare quel tipo di relazione ti porta vicino all'esperimento e dici ho vinto, cioè così però non, ci sono dei metodi sistematici di includere più e più e più, però si fermano molto presto, perché se tu semplicemente vai a espandere il grado di relazione di primo ordine, come se fosse un primo ordine, secondo ordine e così via, la combinatorica ti ammazza e qualsiasi anche se lo fai in modo furbo non puoi, specialmente in fisica nucleare, tu hai, cioè questo si fa molto bene in fisica atomica, chimica, però in fisica nucleare noi abbiamo un problema che è che le particelle tendono a raggrupparsi, gli elettroni se ne stanno per i cazzi loro in giro e si parlano ogni tanto, più o meno tutti uguali, però quindi puoi trovare delle cose che si mediano abbastanza bene, però le particelle, le particelle in un nucleo invece tendono a raggrupparsi e quindi ad esempio se noi consideriamo un nucleo di carbonio 12 il fatto che il carbonio 12, 6 sei sei neutroni, si raccolga in 3 par particelle alfa, 4, 4 e 4, quindi 2 protoni, 2 protoni, 2 protoni, 2 neutroni, 2 neutroni, 2 neutroni, e si aggruppano in queste 3 particelle, è la cosa più importante, è quello che, che, che determina eh, le proprietà delle giganti rosse, che determina la nucleosintesi stellare, che determina perché siamo qua, insomma. Il fatto che appunto c'è questo raggruppamento in cluster. Però essendo questa in teoria una relazione di quarto ordine, perché tu hai due particelle che si accoppiano con altre due, sì. computazionalmente è, è un suicidio eh, farlo in modo esplicito considerando tutte le possibili relazioni di quarto ordine. Quindi noi abbiamo il problema di prioritizzare quale, qual è quello importante, qual è quello meno importante. E questi schemi che abbiamo non, al momento non funzionano. E quindi la tua domanda è, riesci a usare le categorie per farli funzionare meglio? Sì, esattamente. <ride> esattamente non, ne ho idea, non ne ho idea, ma allora una, una suggestione molto acerba che questa tua spiegazione mi ha dato è questa nessuno che io sappia ha mai considerato una struttura del genere ok premessa in una categoria due oggetti a e b o hanno una freccia tra loro almeno una in generale un insieme che può avere mo molti elementi oppure no ma non c'è nell'oggetto qualcosa che dica questo oggetto Tende a voler sputare una, una freccia fuori e questo no vuole stare per conto suo, che è una proprietà che invece è caratteristica di certi atomi più mm. che di altri. C'è una. E, e ovviamente questo ha una motivazione, si può misurare, si può eh, quantificare la, la reattività di un atomo rispetto ad altri, la volontà di creare legami con gli altri. Ecco, la volontà di un oggetto o la tendenza, l'inclinazione di un oggetto a volersi trasformare in altri e una probabilità, un, una misura, un peso affinché lo faccia o no, o un, al contrario un constraint, un, un, un fardello, uno peso sulle spalle che glielo impedisce, non lo ha formalizzato nessuno. Ora tu mi dici sì, d'accordo, ma questa è una maniera molto ingenua di vedere il problema. Io ti dico sì, però... Si parte da quello, okay. cioè si dice come sono cos'è una cosa che è tipo una categoria, ma si porta dietro anche un'informazione della serie il mio oggetto speciale carbonio vuole reagire e più lo fa più contento è, invece un gas nobile se ne sta per i fatti suoi. Domanda interessante, le chiamiamo categorie chimiche? sono proprio un oggetto del, del genere e vediamo dove porta e, e magari dopo si può dire benissimo la tendenza di un oggetto a reagire ehm, si trasporta cioè se A reagisce con B B vuole ancora reagire con C dopo che A gli, gli è venuto addosso da, da, da dietro senza usare un, delle metafore pericolose No. E... <ride> esatto. E, oppure no, cioè B era più contento con A o senza A? B era più espansivo con A? Ecco, B, sì. A. perfetto, Cose del genere che sono es esattamente la domanda che hai fatto tu con un po' di generosità, mh, ma puramente matematiche, la chimica non è mh, pervenuta, però eh, è, è circa quella la domanda, non le ha studiate nessuno finora. Ed è interessante, nel senso, eh, di nuovo, forse abbiamo fatto la storia due volte adesso. <ride> sì, siamo on fire. Diciamo, volevo, volevo cogliere l'occasione non tanto per darti una risposta, perché chiaramente io, povero me, io so un po' di matematica, mica so la fisica nucleare, però di solito un matematico ragiona così, cioè ti dice, ok, del tuo problema non mi interessa nulla, ma proprio okay. nulla. <ride> però... Secondo me tu volevi dire questo, cioè volevi st stringi, stringi, rimosso tutto quello che è congiunturale, tu volevi dire, ho oh, una cosa in cui i punti, ho una scatola piena di punti in cui i punti reagiscono, quanto reagisce A, quanto reagisce B. Se ci attacco sopra un numero da 0 ad 1 eh, e poi studio l'oggetto che ho ottenuto, forse ho descritto quello che volevi. Sì, sì, no, hai descritto quello che volevo, e, e sì, questi numeri si sa come sono, più o meno, eh, però non si sa come combinarli assieme perché il numero di possibili combinazioni è gigantesco, perché, sì, come, come sì. ben sai. Bene, quindi io ho soddisfatto la mia curiosità e mi è andata bene. Fantastico. Domande? Sì, no, io sono a posto per te stasera... Ho fatto, sì. ho fatto il mio ah, dovere... Di di fatto la mia sono, curiosità. sono stupito io stesso. <ride> bene, bene. Quindi niente hype, niente litigi fra i due. Perché dovevano se esserci litigi? pacificamente. Eh, non lo so. Allora andiamo avanti con le domande. No, ma, ma siamo un è... po'... Cioè, nel se... di, di, offendimi in qualche modo, possiamo ancora... Dai, siamo troppo... Siamo troppo... <ride> <infatti. ride> Eh, insomma, io ho molto, molto on the nose. Tu non lo vedi, ma su Twitch io ho messo le categorie italiano, educational, real life e poi ho messo match commentari. Oh, ti... però non è molto match. In effetti, vai domanda. Vai, andiamo di domanda. Uh, i denolim, perdona se l'ho pronunciato sbagliatissimo. Comunque, quale analogia si potrebbe fare in ambito filosofico con la teoria delle categorie? La teoria delle categorie è quello che i matematici hanno capito dello strutturalismo. Punto, cioè è proprio quel che è e di fatto lo strutturalismo dice la stessa cosa, cioè le, le cose non sono importanti, è importante come si relazionano tra loro. E quindi questo cioè, poi si è applicato in bah, linguistica, mh, filosofia boh, del linguaggio, non lo so, ma si è applicato in diversi campi e quando è arrivato in matematica i matematici hanno detto, ah interessante, usiamolo per fare delle cose... <ride> Più <ride> dai, non farmi, non farmi offendere i filosofi stasera, <ride> okay. ma l'idea è la stessa. Cioè, io mi ricordo: adesso parte la Marcord di un, uh, di, di un vecchio, e una volta ho avuto questa discussione fenomenale con una studentessa di filosofia, una credo già dottoranda, non mi ricordo, e, che mi ha detto: Le categorie le ha inventate Aristotele tesoro, le ho io, cioè, cosa posso dirti? No, è vero, però eh, non sono la stessa cosa, cioè, non, non, eh, hanno il nome di uguale, non sono confrontabili. E, e, e tanto più che le ho detto: quindi cioè, nel senso, io posso darti una definizione di categoria. Adeguata al tuo grado di competenza tecnica, che ti permette poi di dedurre delle cose, di lavorare con questo oggetto, di trovare esempi. La definizione di categoria di Aristotele, che poveretto aveva alle spalle aveva, boh, due persone, è che una categoria è un attributo dell'essere, se non ricordo male. Ma ho capito, va bene, ma come al solito in filosofia, la definizione non è una definizione. Me la prendo, me la metto in tasca e dico: ah, va bene, grazie. Cosa, dopo cosa faccio? Che, che ci faccio? Il pane. Vabbè. Bene, quindi anche tu ci lasci con una domanda. Questa allora, sì. ok, ci penseremo questa notte. Andiamo avanti con la domanda di jebex 90s. Che chiede è qualche libro da consigliare per iniziare a studiare teoria delle categorie per un non, matema non matematico sì uh, c'è un libretto molto agile molto recente anche uh, che sì, ho così. consigliato tra l'altro anche quando avete fatto l'evento cos'era ad aprile inizio aprile sì. e l'autore è david Spivak, si chiama category sì, Theory sì. For the Scientist o For the Sciences uno di queste due ed è un libro che è stato scritto apposta per persone che non sanno, che non hanno una laurea in matematica ma per esempio ce l'hanno in Boh, fisica, chimica, biologia quindi un po' sanno una minima parte e vorrebbero capire cosa sono le categorie e altro ci sono degli altri libri vecchi ma uh, sinceramente non, non li consiglierei proprio perché sono un po vecchi e invece un approccio categorico alla matematica ah, per, beh, chi... Chi è ancora mat per studenti di matematica del primo anno ad esempio mi sembrava che tu avessi l'idea che questo approccio categorico alla matematica potesse essere anche un'introduzione alla matematica quasi Può esserlo, bisogna stare molto attenti, cioè chi insegna deve essere molto bravo a, a evitare di creare... Beh, questa è un'altra un cosa che ho detto a suo tempo ad aprile. Eh, la teoria delle categorie è tanto più efficace quanto più matematica sai, perché più cose sai, più è capace di mettere ordine nella tua testa. Cosa succede a molta gente? Che la impara troppo presto, quando sa poche cose o non ha esattamente capito il, il centro del problema o delle definizioni e quindi si trova con delle competenze che a volte sono un po' vuote inevitabilmente perché sa qualcosa ma non sa niente con precisione. Il, secondo me un matematico, posto che all'interno della matematica c'è il 95% per il momento di... Possibilità di applicare il linguaggio categoriale, quindi è praticamente l'unica maniera di impararlo un po' deve imparare un, almeno un paio d'anni di matematica. Prima di non dico di capire le definizioni, perché le definizioni sono molto ele elementari, sono molto fondamentali, un po' come la, la topologia. Quando sai fare le intersezioni le unioni, cos'è uno spazio topologico? Lo capisci, poi, per imparare a lavorarci ci vuole tutta la vita, ma, eh, ma non ha dei veri e propri prerequisiti. Mentre invece che ne so, appunto, studiare la meccanica quantistica da matematico significa sapere l'analisi, la geometria, l'algebra la lineare, l'analisi funzionale, insomma, ci vuole un po' di tempo, mezza vita, mezza formazione. E con ciò, voglio dire, non è mai troppo presto, però bisogna essere almeno un po'... Bisogna sapere cos'è uno spazio vettoriale, anche perché gli esempi stanno lì, dopo, stanno mm -hmm. nelle topologie, negli spazi vettoriali, le matrici, i semi ordinati, i grafi. Quindi un po' devi sapere qualcosa. Però come, come si, si combaccia questa, le due cose? Cioè, se tu lo consigli agli scienziati, però non è detto che uno scienziato sappia qualcosa di matematica, specialmente dipende se anche io come dipende... fisico di algebra lineare non è che ci ho capito granché eh. perché i libri per matematici mettono esempi che fanno che pertengono alla matematica i libri scritti per chi non è un matematico che per il momento sono pochissimi eh, spingono molto la, la parte di esempi su oggetti più concreti che magari sono più vicini, vengono dalla matematica discreta, dalla teoria dei grafi, dall'informatica, yeah. dall nel senso che, per esempio, io lo scorso semestre ho insegnato un corso di teoria delle categorie mh, a gente che faceva magari ingegneria meccanica, e però sapeva, aveva fatto un corso di programmazione e cosa gli racconti. Certo non puoi raccontargli la, gli spazi vettoriali, e teoria dei gruppi, eccetera gli devi dire delle cose che affluiscono a le, le, le operazioni sulle liste, le, le stringhe, i, i grafi, di nuovo, la matematica discreta, l'aritmetica, la combinatoria. Poi dopo io sono, come sai, abbastanza testardo su certe cose, quindi ho fatto pochi sconti alle, alla didattica, però... Ho fatto per esempio molti esempi dalla programmazione, dalla poche 4H che so, perché ci sono interi linguaggi di programmazione che sono costruiti su strutture categoriali. Haskell è un esempio, ma ce ne sono altri. E quando dovevo, siccome queste, molti di questi avevano fatto un corso di programmazione dove imparavano un po' di Haskell, io... Mm. Gli facevo gli esempi dicendogli questo è un oggetto iniziale. Qual è un oggetto iniziale nella categoria degli insiemi? È l'insieme vuoto. Ora, cos'è il tipo vuoto in Haskell? Questo. Cos'è questa operazione nelle liste? quando qua, cos'è L'operazione di prodotto cartesiano quando ho due invece tipi in Haskell? Questo. E gli facevo proprio metà lavagna, metà live coding, poi andare. Eh, in didattica a distanza si dice ha aiutato molto perché condividi lo schermo vai avanti e indietro tra uh, tavoletta e, e, e editor e gli fai vedere quindi capisci cioè il il uh, ci sono molti matematici che si oppongono a questa penetrazione del uh, linguaggio in, uh, in uh, parti che non sono propriamente matematiche lo sviluppo di esempi che non pertengono alla matematica vera e propria. Io, bah, allora da un punto di vista pragmatico, per il momento mi dà da mangiare questo, quindi <ride> <ride> non posso essere troppo scontento, però allo stesso tempo il problema non è tanto quello, cioè non è l'involgarimento che è inevitabile quando inizi a parlare di eh, analisi funzionale ai fisici, quando gli serve, se gli serve, le devi spiegare. Il problema è che la devi, devi far sì che chi poi la insegna sappia almeno qualcosa, I, chi gliela insegna. Beh sì, sì beh, questo, è, questo è il vero, è il vero, il vero cruccio. Che non questo non è banale, è il motivo banale. per cui prima ho menzionato Rosen, che fine ha fatto lui, cioè ha avuto delle idee interessanti in biologia usando le categorie, ma non l'ha ascoltato nessuno, perché lui non è riuscito a trovare un risultato Fenomenale che cambiasse completamente le carte in tavola. Poveretto, era anche da solo, gli devi almeno dare la, il beneficio di aver studiato parecchio da solo. Chi lo stava ad ascoltare non capiva niente perché lui parlava di oggetti che non avevano la minima con cui la gente non era minimamente familiare, ed è caduto, è stato molto messo, non lo so, in. All'angolo è stato un po' dimenticato, è stato preso un po' come il vecchio pre predicatore nella chiesa sconsacrata che dice: No, la biologia si fa così. E, e succede, succede ma anche non. Succede, succede sempre. Eh. Eh. Nessuno Quindi, è profeta in patria. Per dire, secondo me, il momento storico adesso è propizio per insegnare più matematica alla gente semplicemente motivati dal fatto che ne serve di più per stare al mondo oggi, 2020. E sicuramente gli si insegnerà anche più matematica strutturale, o perlomeno la mia speranza, o quello che vorrei continuare a fare. E per farlo bisogna trovare esempi che stanno fuori dal reame delle quattro mura di algebra e geometria logica, perché non è che non ce ne siano, sono solo un po' meno formalizzati, un po' meno... Ma se uno ha delle, delle basi di algebra e geometria, come può essere un fisico, eh, eh, riesce a capire que questi esempi all'interno della teoria delle categorie? O è... Beh, secondo me sì, cioè mo molte persone che fanno fisica teorica hanno molti più strumenti di quelli essenziali per sì, leggere un libro. Le persone che, che fanno fisica teorica fanno fisica matematica anche, sì. quindi hanno tutti gli strumenti del caso perché il loro lavoro è sviluppare questi strumenti. Chi fa, facciamo nomi e cognomi, tu. Io, esatto. <ride> allora, secondo me sì. Io so tu... cos'è una funzione di Green, cioè l'obiettivo sarebbe... Appunto, queste cose che ti ho detto, molto cartunisticamente le particelle, ogni oggetto sì. di questi in realtà è o una funzione di Green o un gruppo o un vettore nello spazio di Hilbert sì. eh, o combinazioni di spazi di Hilbert, quindi sono sì. questi oggetti più o meno li massimo, non è che io ho un allenamento formale in geometria tale per cui, cioè ho fatto un corso di geometria e bene, allora... ho fatto un corso di algebra lineare e sì. ho letto due libri. La, la risposta più onesta che ti posso dare è che un po' di questo allenamento che ti manca serve. Un po'. Così come se tu mi dicessi, se io ti dicessi, guarda, voglio, voglio guarda, più di ogni altra cosa voglio imparare la fisica nucleare, tu mi diresti che serve sapere qualcosa in più rispetto a quello che so io di, di, di fisica. E anche in maniera molto idiomatica, io ho le mie scelte notazionali. Ma lasciamo perdere. E io ti direi un po' serve, cioè un libro di eh, quando non vedi una definizione che non hai mai visto prima, chiaramente o la vai a vedere o ti fidi o, o diciamo la, la prendi come hai preso molte altre, o vai avanti e cerchi di capirla da come viene usata, diciamo devi essere un po'. Uh, devi combattere un po' il libro che leggi, chiaramente. Certo, non vieni eh, da questo. Sì. Così come, così no, come io devo combattere con cose in cui vorrei mettere le categorie, e però sono scritte in un linguaggio alieno alle mie, alle mie competenze. Si continua a studiare, sì. si continua sempre. Sì, sì, questo, senza dubbio. Però sì, cioè. Ma è possibile utilizzare cioè, per voglio... la fisica dei sistemi a molti corpi. Il nostro problema è anche di linguaggio, è che ci sono tante cose che sono definite in modi leggermente diversi. e Noi tiriamo dei punti, sono anche piuttosto formalmente dimostrati, però sono sempre punti uno a uno. Cioè ci sono dei punti, ok, questa formalizzazione con questo schema è equivalente a questa, questa formalizzazione in algebra con questo schema, è equivalente a quest'altra formazione in uh, analitica con quest'altro schema. E va bene, hai questa corrispondenza punto a punto. Però se uno riuscisse a, a generare un ponte, una potenza tra categorie, nel senso fra rappresentazioni, eh, sarebbe qualcosa di interessante per la fisica dei sistemi a molti corpi, eh, che riguarda chimica, quantistica, fisica nucleare, e fisica dello stato solido e parabam Basta, beh, è finita la pubblicità. <ride> Perché c'è qualcosa di strano in chat? C'è un mostro rosso in chat? No, non no, l'ho fatto io. Ok. Non so chi l'abbia fatto. Abbiamo ancora comunque una domanda. Oh, bene. Da Gatto Comunista che... Sempre lui. No, si ricollega la domanda molto... che ti ho fatto prima e alla risposta che gli hai dato. Mm -hmm. E vuole oh. sapere se quindi in teoria la teoria delle categorie pone degli strumenti per studiare se stessa ovvero un qualcosa stile osservazione del secondo ordine di cibernetica? Allora, no. credo che Gatto Comunista sarà deluso dalla risposta, ma sì, c'è esattamente una parte di teoria delle categorie che cerca di studiare se stessa, è una cosa in cui ho lavorato per un po' finché il cervello ha tenuto, si chiama teoria delle categorie formale e essenzialmente dice ok, la teoria delle categorie prende... Classi di oggetti matematici che condividono proprietà comuni e le studia strutturalmente. What if prendiamo delle classi di categorie che condividono proprietà comuni, perché poi le categorie sono stratificate in categorie che hanno molta struttura, che ne hanno poca, che hanno eh, alcuna struttura e non altra, e così via e così via ci sono categorie per assiomatizzare la topologia, quelle per la logica, quelle per l'algebra lineare o per le costruzioni sugli spazi vettoriali, eh, ci sono quelle per le teorie delle rappresentazioni, insomma ci sono diverse classi di categorie. Cosa succede se consideriamo alcune categorie con proprietà comuni e facciamo a quelle categorie la stessa cosa che le categorie facevano agli insiemi, beh, otteniamo una teoria dove adesso le categorie sono punti di un'enorme eh, tela bianca e tra loro ci sono le trasformazioni e però non posso più guardare dentro le categorie. Invece prima dentro una categoria c'erano gli insiemi che volevo assiomatizzare. E quindi sì, in un certo senso... Esiste, non è vero, ma per stasera esiste una categoria i cui oggetti sono le categorie e quindi può parlare di se stesso questo linguaggio. Bisogna evitare i famosi paradossi dell'insieme, di tutti gli insiemi, ma si, si può fare in modo che esista un oggetto del genere. Altre domande? Non abbiamo al momento altre domande dal no. pubblico. Il candidato è promosso uh -huh. o <ride> No, a me è piaciuta, non so cosa facciamo. Eh, dura siamo durati un'ora e mezza. Sì. Ci avviamo verso la conclusione. Avviamoci verso la conclusione. Se posso... Eh, tue domande. Io ho tre domande. Tre. Tra... Tre. Si, Scusa Fosco, non sono per niente legata a tutto ciò di cui hai parlato fino ad ora, okay. perché il mio punto deve essere molto basso, anche mm. se vedo che il Gatto Comunista comunque ha fatto un'altra domanda proprio ora, mm. quindi se vuoi possiamo andare un attimo avanti con quest'ultima domanda, eh, più topic related delle mie. E poi dopo aggiungiamo la mia chicca, ma è una novità, non, non ho chiesto Benvenza. a nessuno di farlo, l'ho introdotta io. Quindi Benvenza. vediamo, guarda i dini come mi guarda male. Ho paura. Allora, Gatto Comunista con, continua a chiedere <ride> e non c'è una ricorsività in questo o come dicevi si può formalizzare senza cadere in paradossi? Bisogna stare attenti ma si può fare, cioè... Non puoi prendere davvero tutte le categorie così come non puoi prendere tutti gli insiemi, ma alla fine non ti interessa perché alla fine tutte queste modi per salvare il capra e cavoli sono solo dei trucchi linguistici. Eh, cioè per, per farti capire a, a gatto comunista, come agli altri, alcune classi di. alcune collezioni di oggetti sono troppo grandi per essere insieme. Ok. Eh, questo è un problema insormontabile per certi versi. Se però consideriamo un insieme che è gigantesco, si chiama un universo, eh, e facciamo matematica lì dentro, il modo in cui l'ho definito eh, mi impedisce di uscirne, e quindi rimango sempre vincolato a stare in un oggetto di dimensione limitata dall'alto. Domanda: chi ti ha dato questo universo? Nessuno, l'ho postulato, è un assioma. E, e quindi il trucco, è, il trucco per risolvere il problema è imporre che non esista. Per cui, per cui sì, cioè bisogna stare attenti oppure barare. Ok, sono sicuro di aver capito. Comunque... Comunque il pubblico dice promosso. Ecco. Ah, che bello. Bene. Lo scrivo nel CV. Ora voglio sentire le domande... <ride> Le mie domande. Certo. So, il tema di oggi è Natale. Esatto. Dato che ci avviciniamo a Natale. Voglio fare tre domande personali a Fosco relative a Natale. Sei wow. pronto? Hai 5 secondi di Come tempo per rispondere pure. ognuna? Nato allora, okay. Santa Claus o il Grinch Santa Claus. The, uh, tema film. The Christmas Carol o Mamma ho perso l'aereo? Vabbè, questa è facile, Mamma ho perso l'aereo, a mani basse. Poi l'ultima, non per niente facile, Pandora o Panettone? Ah, nessuno dei due, non posso nutrirmi di nessuno dei due. Ma non, ho, non capisco cosa la gente abbia contro i canditi, sinceramente. Va bene, quindi diciamo che sei più verso il Panettone. Panettone ad onore. Perfetto, grazie mille. È bello saperlo però. Avrei detto che avresti risposto Grinch, cioè devo essere veramente sincera. Sono pieno di sorpresa. Invece no, sei un Santa Claus type. Ah. Bene, interessante. Okay. Contenta della... Sì, molto, grazie. <ride> hai, hai, hai arricchito la discussione, grazie. Io non sapevo nulla di tutto questo. E infatti l'ho detto, ho fatto tutto io. C'è stato un golpe in salotto. Ok, cani o gatti? Continuano, eh? Cani? Vabbè, non ho niente contro i gatti, ma preferisco i gatti. Mare o montagna? <ride> non lo so. Basta, basta, basta dai, Mare, basta. Punto, finito. Va bene. Ok. Ma se mi reintervistate a Pasqua, poi mi chiederete coniglio pasquale o passione di Cristo. <ride> eh, benissimo, benissimo. Eh, probabile. Eh, vediamo, no. vediamo, dipende dal periodo. Va bene, va bene. Grazie, va bene. Mille, grazie mille, è stato molto interessante. Uh, mi hai dato un'altra uh, altre idee. Eh, effetto, facciamo questa cosa delle categorie con... Uh, tendenza a reagire e vinciamo un Nobel. Eh, so, beh, sì, cioè, fanno. decisamente se risolviamo questi problemi eh, sì, uno o due, perché c'è uno in fisica da vincere uno in chimica almeno. Non non li su via. Con, con la medicina qualcosa, se Giulia ci aiuta, Giulia e Laura. Poi la pace, giusto per <ride> <ride> quel punto, <ride> scusa, va la fatto... pace, la letteratura per la <ride> basta. <ragazzi. è> che... <ride> Eh, eh, poi il viaggio io posso venire in treno a Stoccolma, eh, è, già, è già deciso. Ok, fatto. grazie mille Fosco comunque, eh, bando alle ciance, grazie mille di essere venuto, è piaciuto a tutti e spero che sia, sia stato uno sprone per molti di voi di prendere in mano questo argomento e eh, che ve lo ve andate a, ve andiate a vedere, andate a seguire Fosco. Tu fra l'altro io non l'ho pubblicizzato niente, cioè si vede che sono proprio l'ultimo degli influencer, non ho capito niente della vita. Tu hai un, uh, un canale YouTube, non so se vuoi pubblicizzarlo no, però. No, è sbagliato dire questo, ho iniziato per gioco a mettere dei video di chiacchiere con, uh, con Dario, con un mio amico, collega con cui stavo lavorando, e poi la cosa per qualche motivo, probabilmente perché io sono un po' sboccato, ha preso momento e la gente si diverte. A... Poi abbiamo conosciuto un po' di gente che gravita intorno al fenomeno antimaterialista, per esempio Palma, <ride> abbiamo, parlato, abbiamo avuto delle conversazioni molto carine con, con Palma, l'amico di Boldrin, che sono sì su filosofia della matematica, filosofia della scienza, e, mh, logica, eccetera, ma nel senso non, non è vero che un canale YouTube è un posto dove metto le chiacchiere giusto per non perderle per poter dire: eh. Ah, guarda, ho fatto una chiacchierata con Palma. e eh Beh, sì, eh, anche quello voglio... può mettere nel CV, <ride> io non voglio pubblicizzarlo. Scusi. Ok, non vuole pubblicizzarlo, va bene. No. Comunque, sì, scusa, se non, se non te l'ho chiesto, non ci ho ma pensato. So, ma sono so, appunto, io, okay. perché non è una cosa importante, non è definente del mio. No, no, ma sono io. Cioè, <ride> cioè, anche se fosse definente, io non me lo sarei mai ricordato, solo perché sono io e non, non mi ricordo queste cose. Eh, va bene, grazie mille, comunque. E alla prossima. Adesso possiamo sì, chiudere, bene. regia può chiudere la live, direi. Tutti a fare il gol, sì. Vediamo così, tutti a fare il golpe. E niente